ultimi due giorni di campagna elettorale a caccia dei voti degli indecisi si arroventa lo scontro politico in vista del ballottaggio di domenica 19 giugno nella capitale, duellanti Virginia Raggi e Roberto Giachetti di fronte alle telecamere di Sky tentano l'affondo risolutivo, ma il confronto TV cambia di poco gli equilibri stabiliti con la grillina che resta favorita. Più incerta invece la sfida a Torino tra il sindaco uscente Fassino e la pentastellata Chiara Appendino. Una città dove la disoccupazione non regna come sta regnando in questo momento, è una città dove le persone si sentano parte di una comunità. Torino è una città industriale che ha sposato la sostenibilità, stabilendo una connessione positiva tra due categorie, l'industria e la sostenibilità, che nel passato invece spesso venivano lette in modo separato. La partita di Torino per il PD diventa quella decisiva, più di Roma, data quasi per persa, e più di Milano con il testa a testa tra Sala e Parisi. Un'eventuale sconfitta nel capoluogo piemontese aprirebbe la crisi all'interno del PD, dove gli scontenti aumentano con il passare delle ore, non soltanto sulla scia delle parole poi smentite dell'ex segretario D'Alema, che pur di far perdere Renzi voterebbe chiunque, anche la Raggi. Le tensioni hanno spinto il PD a reagire. Oggi i Dem scendono in piazza con banchetti in tutta Italia per una prova d'orgoglio, la giornata del taglio delle tasse. Oggi infatti è tax day sulla casa. Il centrodestra mastica amaro in replica con Brunetta che parla di imbroglio, ma il governo va avanti, come dimostra la stretta ai cosiddetti furbetti del cartellino che, se beccati sul fatto, rischiano il cosiddetto licenziamento sprint.